Bentornati a Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia. I titoli. È finito in carcere dopo essere stato rintracciato a Castelnuovo Scrivia, un uomo di 40 anni accusato di aver sparato a un rivale per questioni di droghe all'aggressione 6 mesi fa a casa di Gerola. Annullata la manifestazione dei Fridays for Future in programma nel pomeriggio a Pavia, la questura non ha dato l'autorizzazione dopo il blitz degli ambientalisti di ieri alla raffineria di Sannazzaro. Fissato per lunedì un incontro tra comune e commercianti a Vigevano sulla questione dell'accesso ai furgoni in Piazza Ducale. Intanto via Sacchetti viene esclusa dalla fiera d'ottobre. Dopo innumerevoli colpi di scena, le varie correnti del PD trovano l'accordo per un candidato unitario alla segreteria provinciale. Si tratta del sannazzarese Simone Marchesi. Per la peste suina abbiamo fatto tutto il possibile. Il presidente Fontana rivendica le misure prese per cercare di arginare i contagi, forte dell'appoggio delle associazioni agricole. L'agguato 6 mesi fa, forse motivi di droga, l'origine di questa aggressione. Un uomo era stato gambizzato a Casei Gerola, adesso arriva l'arresto. È stato rintracciato e arrestato il 40enne ritenuto responsabile della violenta aggressione avvenuta a Casei Gerola lo scorso 8 marzo. L'aggressione era avvenuta ai danni di un uomo colpito a una gamba con colpi di arma da fuoco. Dalle indagini affidate alla squadra mobile della questura di Pavia durate diversi mesi, è emerso come la violenta aggressione avesse lo scopo di sottrarre della droga alla vittima. Gli agenti hanno rintracciato l'aggressore dopo l'emissione della misura di custodia cautelare per il 40enne da parte del GIP su richiesta della procura di Pavia. L'uomo è stato rintracciato nel comune di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, mentre era armato. La pistola è stata sequestrata e gli agenti hanno provveduto quindi all'arresto. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata, lesioni personali pluriaggravate, detenzione porto di una pistola e detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Infine è stato trasportato al carcere di Torre del Gallo di Pavia. Nel pomeriggio ci sarebbe dovuta essere una manifestazione dei Fridays for Future a Pavia, in realtà c'è stato solo un piccolo presidio perché è mancata l'autorizzazione della questura. Non ci sono conferme ufficiali, ma molti legano questo diniego al blitz degli attivisti di ieri mattina alla raffineria Eni di Sannazzaro. I ragazzi di Fridays for Future sono tornati in Piazza della Vittoria a Pavia per sensibilizzare i cittadini sul cambiamento climatico, nonostante il divieto della questura. A 24 ore dall'azione di protesta davanti ai cancelli della raffineria di Sannazzaro, infatti, agli ecoattivisti è stato comunicato di non poter svolgere il consueto presidio del venerdì nel centro storico del capoluogo. Noi già domenica scorsa, quindi quasi una settimana fa, avevamo mandato un preavviso per poter fare poi invece oggi, come tutti i venerdì da 2 anni a questa parte, un presidio statico legale in centro, in Piazza della Vittoria. L'obiettivo dei nostri presidi è semplicemente quello di informare la popolazione. Noi prendiamo un megafono, dei cartelli e parliamo a voce alta di quello che è, di cos'è la crisi climatica, di cosa intendiamo per giustizia sociale e di cosa sta accadendo e di cosa accadrà nel mondo e in Italia, perché la crisi climatica la stiamo già vivendo. Il problema della giornata di oggi è che la questura di Pavia ci ha vietato di fare il presidio, l'ha vietato a Pietro perché aveva firmato il preavviso, per una questione di ordine pubblico e di tutela della cittadinanza stessa, senza meglio specificare se è riferito ai fatti di ieri, se è riferito a altre cose che sono venute fuori nel frattempo. Ha semplicemente vietato il presidio per appunto tutelare la cittadinanza e nelle prescrizioni ci ha imposto di farlo invece in un altro posto, in piazzale Ghinaglia. Dopo qualche minuto di riflessione i ragazzi hanno deciso comunque di svolgere il presidio. Questa è una cosa che noi in realtà non riusciamo neanche a comprendere, perché i presidi che facciamo tutti i venerdì, che vogliamo fare anche oggi, sono presidi che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare, in cui semplicemente noi vogliamo informare la cittadinanza di quello che sta accadendo in maniera ovviamente pacifica e senza andare effettivamente a interrompere il commercio in qualsiasi modo, senza dare fastidio alle persone. Noi a volte cerchiamo di avere un certo tipo di contatto volantinando, andando a parlare ai singoli, ma se una persona non ci vuole rispondere non la disturbiamo, quindi è un'azione completamente pacifica che non crea nessun tipo di disagio, e non riusciamo a comprendere come la questura invece questa settimana ce lo voglia vietare, perché nelle sue prescrizioni non è meglio specificato.
Il Movimento per la Giustizia Climatica negli ultimi mesi ha scelto di adottare nuovi metodi, tra cui la disobbedienza civile non violenta. Così come è successo in altre occasioni, se dovessero arrivare dei provvedimenti nei loro confronti, gli attivisti ne dovranno rispondere in tribunale, ma la lotta, spiegano i Fridays, non si fermerà. Il 6 ottobre, tra l'altro, si terrà a Pavia la Climate Parade, una giornata di incontro per discutere di clima e di mobilità sostenibile. Sono state ore convulse le ultime per il Partito Democratico a livello provinciale, ma pare essere raggiunto l'accordo per la scelta del nuovo segretario. Per il ruolo di segretario di Simone Marchesi. Una fumata bianca tutt'altro che scontata, viste le ultime e tormentate ore tra i democratici e la possibilità concreta che si arrivasse al rinvio a causa di un messaggio vocale forse troppo frettoloso. Ma per comprendere è necessario procedere con ordine. La segreteria provinciale pavese è commissariata da circa 2 anni e prima della convergenza su Marchesi vi erano 3 nomi in lizza. Emanuele Corsico Piccolini, proposto dalla corrente di Daniele Bosone. Enzo Garofoli, appoggiato invece da Giuseppe Villani e Alan Ferrari. E appunto Simone Marchesi, già leader dei Giovani Democratici e apprezzato da Carlo Porcari e Romana Bianchi, dall'area di Articolo 1, quella di Gianni Cuperlo e un'ala di Alice Line. Verso la scadenza dei termini, Bosone ha deciso di convergere su Marchesi, così come Ferrari. Mancava soltanto Villani, apparentemente convinto, dopo un vertice tra Enzo Garofoli e lo stesso Marchesi. Ma nelle scorse ore ecco il giallo. Un messaggio vocale inviato all'interno del partito da Marchesi annunciava che la situazione si era sbloccata e tutti avevano accettato la sua candidatura unitaria. Una fuga in avanti che, evidentemente, non deve essere piaciuta ad alcuni, rischiando di far saltare i precari equilibri raggiunti. Un ultimo incontro, finito a pochi minuti dal termine per la presentazione delle firme venerdì pomeriggio, ha portato alla fumata bianca, scongiurando un nuovo rinvio. Sarà quindi Simone Marchesi il candidato unitario per la segreteria provinciale del partito. Si terrà lunedì pomeriggio un incontro al comune di Vigevano tra i rappresentanti dell'amministrazione e i commercianti. Il tema è il regolamento che impedisce l'accesso a Piazza Ducale ai furgoni. Si terrà lunedì 18 settembre alle 15 l'incontro tra il sindaco Andrea Ceffa e i commercianti di Piazza Ducale a Vigevano. Ma intanto continuano i problemi per la nuova ZTL, la cui fase transitoria scade appunto lunedì. L'occasione sarà utile per fare il punto sulle criticità già sollevate dagli esercenti per il carico e scarico delle merci, proprio nella giornata in cui scadranno i vecchi pass per entrare nella zona traffico limitato. Una segnalazione arrivata in redazione riguarda però proprio le difficoltà dei furgoni di provvedere alle consegne della merce agli esercenti. I fornitori hanno infatti soltanto mezz'ora di tempo al giorno per il carico e scarico merci, ma da quando sono incominciate le scuole hanno maggiori difficoltà nelle consegne, in particolare nelle vie limitrofe a Piazza Ducale, il cui accesso è consentito soltanto ai mezzi autorizzati e soltanto per provvedere alle consegne. La segnalazione è stata presa in carico dal presidente dell'associazione commerciale Cianti Vigevanese, Renato Scarano. Da quando hanno iniziato l'anno scolastico, diverse, diciamo qualche centinaio di persone deve andare alle scuole che ci sono in vicolo seminario o alle altre scuole che ci sono in via Merula, nella traversa di via Merula, magistrali o le medie, so che ci sono diversi gradi di scuola, e i mezzi tra le 7:30 del mattino, i mezzi che devono fare carico scarico tra le 7:30 del mattino e le 8:30 del mattino non riescono, sono impossibilitati a entrare, scaricare e poi sono impossibilitati ad uscire perché tutto questo blocco con questo intasamento c'è sino alle 8:30 del mattino, quindi questo è un ulteriore problema che si è aggiunto agli altri, alle altre problematiche che si erano già evidenziate nei mesi scorsi. Il problema sarà se non modificheranno questo aspetto, ma si sta trattando anche su questo, adesso speriamo che nel prossimo comitato di arrivare a un dunque, perché poi le modifiche dovranno essere portate in consiglio comunale. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato il ritorno della cosiddetta protesta delle tende a Milano per gli alti costi degli alloggi per gli universitari. Ebbene, questa protesta sta per tornare anche a Pavia.
Si preannuncia un lunedì caldo a Pavia per la visita del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che sarà presente all'inaugurazione della nuova sede della Facoltà di Medicina. L'UDU, il sindacato degli studenti, ha infatti annunciato una contestazione per lanciare un messaggio alla stessa Bernini e al governo, che non si sono mai voluti confrontare sul tema della crisi abitativa per gli universitari. I ragazzi torneranno anche a piantare le tende in università, come già fatto nei mesi scorsi, e la protesta proseguirà poi in almeno 15 città, tra cui Roma, Milano e Bologna. A scatenare la nuova ondata di mobilitazione sono state anche le parole pronunciate durante una trasmissione televisiva dalla premier Giorgia Meloni, che aveva accusato l'UDU e la CGIL di aver lavorato contro l'Italia a causa della perdita dei 500 milioni della terza tranche del PNRR. Parole gravissime, sottolinea il sindacato, che parla di uno scaricabarile per nascondere le responsabilità del governo. In riferimento ai fondi per la realizzazione di alloggi universitari, il ministero aveva infatti dichiarato di aver creato 7.500 posti letto, ma dai numeri presentati risultavano rendicontati anche alloggi già esistenti e operativi, molti dei quali in studentati privati. Per questo motivo CGIL e UDU avevano scritto alla Commissione europea chiedendo un controllo più attento. Dopo aver inutilmente provato a interloquire con la ministra Bernini, spiegano dall'UDU, ci siamo rivolti direttamente alla Commissione. Vogliamo ricordare alla Presidente del Consiglio che i soldi del PNRR sono principalmente a debito e se Meloni e Bernini credono di poter far debito sul nostro futuro buttando via 1,3 miliardi che dovrebbero servire per realizzare alloggi universitari aggiuntivi, si sbagliano di grosso. Un furto dalle modalità odiose, di cui spesso si registrano diversi casi, la borsetta portata via dall'auto nel parcheggio del supermercato mentre si carica la spesa. La vittima stavolta era una donna di 81 anni. I carabinieri però sono risaliti ai presunti responsabili. Il fatto era avvenuto una decina di giorni fa a Mortara. La donna era stata distratta da un uomo mentre il complice le portava via la borsetta appoggiata sul sedile dell'automobile. Sono stati denunciati un 22enne pluripregiudicato e una 17enne, accusati anche di un furto avvenuto nei locali riservati al personale di un supermercato di Garlasco. La questione peste suina, oggi un intervento del presidente della regione Attilio Fontana, sentiamo. La regione vigile sul tema della peste suina africana, un problema che sta mettendo in ginocchio gli allevamenti dell'Oltrepò pavese e della Lomellina. Arriva la garanzia del governatore della regione Attilio Fontana, che fa sapere di essere in contatto con lo Stato per quanto riguarda l'abbattimento dei cinghiali, come previsto anche da un'ordinanza di ATS negli allevamenti in cui si sono registrati esemplari infetti. Le sue parole arrivano dopo il passaggio in Commissione Agricoltura e Sanità della regione, in cui si è dibattuto del tema delle sue ricadute in Lombardia, nella quale è stata confermata la volontà di eradicare tutti i cinghiali. Da subito abbiamo allertato il problema, da subito abbiamo iniziato con le nostre forze anche dei programmi di abbattimento, perché temevamo che potessero arrivare nell'Oltrepò pavese i cinghiali infetti. Adesso sono state poste in essere, direi, tutto quanto necessario per cercare di contenere questa situazione. C'è un contatto continuo tra gli assessori alla sanità, assessore all'agricoltura, con i omologhi ministeriali, con il commissario, e stiamo cercando, ripeto, di, e mi sembra di poter dire che la Lombardia stia facendo un lavoro veramente eccellente, questo sulla base di quello che è riconosciuto anche dalle associazioni di categoria. Sta meglio la maialina Mercoledì, l'ospite del rifugio per animali Cuori Liberi di Seirano, colpito dalla peste suina. Per i maiali presenti nella struttura, tra cui esemplari sottratti a un caso di maltrattamento che era stato riscontrato a Cilavegna, le normative prevedono l'abbattimento. Contro l'uccisione dei maiali sta continuando ormai da 9 giorni il presidio di animalisti che si danno il turno da tutta Italia. Intanto il deputato Davis Dori di Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato un'interrogazione parlamentare per chiedere ai ministri dell'Agricoltura e dell'Ambiente di farsi parte attiva nel trovare una soluzione per scongiurare l'abbattimento dei suini del rifugio. Mutiamo pagina fino a domenica. Pavia, un'occasione per vedere cosa significa la rigenerazione urbana. Un'installazione a 2 passi dal ponte coperto di Pavia per raccontare il progetto FIDI, portato avanti da Regione Lombardia, FNM, Ferrovie Nord e Trenord. Si tratta di uno dei più imponenti progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana a livello europeo. In questi giorni il roadshow di FIDI ha fatto tappa nel capoluogo per far conoscere da vicino ai pavesi gli interventi programmati sull'asse Milano-Malpensa, crocevia fondamentale per le Olimpiadi del 2026, attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi.
Nello stand allestito a Pavia si sono alternate personalità attive in diversi campi nel corso di questi giorni. Un esempio importante anche per l'amministrazione del Mezza Barba, che sta puntando su diversi progetti all'insegna della rigenerazione. Assolutamente sì, è un progetto che Regione Lombardia ha promosso anche nella nostra città. È uno stand in cui viene illustrato i temi della rigenerazione, uno dei progetti che si sviluppano illustrati nella zona del Ferrovie Nord Milano, ma che riguarderà un po' tutta la Lombardia. Quindi il tema della rigenerazione, che è un tema sicuramente a livello regionale se non nazionale, che fa una sua tappa a Pavia. Noi apprezziamo molto questo contributo della Regione Lombardia, perché fa vedere con esempi concreti come si può rigenerare il territorio anche con azioni specifiche come le piantumazioni e i sistemi verdi connessi. Sul progetto Fili, Regione Lombardia ha investito molto a livello economico. Circa 200 milioni di euro sono infatti le risorse assegnate complessivamente. Anche Pavia sta puntando su diversi progetti di rigenerazione urbana. Il più ambizioso è il Waterfront. Il comune è stato selezionato con altre 12 amministrazioni a livello regionale attraverso il progetto Pavia Città d'Acqua. L'obiettivo è intervenire sull'asta del Ticino e le sue connessioni con il centro abitato, costruendo una strategia di sviluppo urbano sostenibile. Un investimento complessivo da 15 milioni di euro, finanziato a livello europeo per riqualificare la riva sinistra. Ma si tratta soltanto di uno dei progetti sul tavolo dell'amministrazione comunale verso una transizione all'insegna della sostenibilità. Il comune di Pavia punta anche sul recupero delle numerose aree dismesse ancora presenti all'interno della città. I più ambiziosi e avviati già da tempo riguardano Neca e Necchi. Noi abbiamo tante aree che stiamo rigenerando, a partire dall'area Necchi per poi andare all'area Neca, quindi che sono gli interventi più pronti a essere sviluppati, ma ci sono dei progetti legati alle vie d'acqua e ai sistemi verdi che possono essere valorizzati e far parte di una rete anche regionale proprio di connessione e di rigenerazione verde del territorio. Città che cambiano, ma anche città da rimettere in sesto dopo il maltempo. A Vigevano è partita un'iniziativa per raccogliere fondi per ripiantare gli alberi abbattuti dal vento. Una mobilitazione per raccogliere fondi e cercare per quanto possibile di ripiantare gli alberi buttati giù dal maltempo del 26 agosto a Vigevano. È la missione di un gruppo di volontari riuniti sotto l'hashtag 1000 alberi forza Vigevano e che vede l'attore Stefano Chiodaroli come principale testimonial. L'idea è di coinvolgere i commercianti per realizzare oggetti e pietanze a tema ed evolvere il ricavato all'acquisto di piante. La notte che c'è stata la tromba d'aria io ho lavorato in Toscana. Sono partito che ho lasciato la città in un modo, sono tornato che l'ho trovata sul quadro e questa cosa è stata potente sensibilizzato e mi ha fatto anche piangere, sono sincero, perché mi dispiaceva. La cosa prima da fare era ripiantarli tutti questi alberi e magari ripensare anche quali alberi, come piantarli, che idea di verde avere in questa città e comunque fare qualche cosa e non subire tutto passivamente come una specie di fatalità. Siamo anche contenti come sta rispondendo la città, perché ci siamo trovati tantissime persone che sono felicissime di questo progetto. In punto di partenza sono state le magliette colorate con l'hashtag Forza Vigevano, prodotte da un negozio di articoli sportivi ma vendute anche dai bar aderenti all'iniziativa. Si è poi aggiunto il gelato, ideato appositamente da un laboratorio del centro a base di torta della nonna e mirtilli e crema pasticcera. Io sono stato incaricato dalla comunità europea di assaggiare il gelato. Tu hai due mani, una con una regol cono, con una regol microfono e con l'altra regol cono. Allora, mi raccomando, in questo caso bisogna leccare il cono e non il microfono. Ecco, lecca il cono, non il microfono. Alcuni bar stanno studiando un cocktail denominato Forza Vigevano e a breve potrebbe arrivare addirittura una pizza speciale. Tutte le attività che metteranno in vendita i prodotti abbinati all'iniziativa devolveranno il ricavato ai progetti di ripiantumazione cittadina. L'obiettivo è l'hashtag è 1000 alberi, poi se diventano 2000 3000, cioè più alberi possibili. Beh, veramente se ci fossero 100.000 alberi a Vigevano staremmo tutti più freschi in estate, per cui questo non mi dispiacerebbe. Restiamo a Vigevano, meno di un mese alla tradizionale fiera del Beato Matteo, che però per carenza di ambulanti dovrà rinunciare a un'altra via, via Sacchetti.
La fiera di ottobre, in programma durante la festa del Beato Matteo a Vigevano, perde un altro pezzo. In occasione del tradizionale mercato, che si svolgerà lunedì 9 ottobre, saranno spostati i banchi da via Sacchetti. È quanto stabilito da una delibera di giunta, che stabilisce che i banchi di via Sacchetti saranno ricollocati nella zona di via Bramante, nei pressi dell'Istituto dei Rodolfi. L'obiettivo è rilanciare una manifestazione da anni in crisi di affluenza e compattare così i banchi del mercato, a fronte del minor numero di richieste pervenute in comune. Alla data di conclusione per la presentazione delle domande sono arrivate 222 richieste degli ambulanti rispetto alla capienza complessiva di circa 330 posteggi. Sarà inoltre lasciato libero il transito per la circolazione delle auto e degli autobus che potranno così fermarsi in via Sacchetti. Per lo stesso motivo negli anni scorsi il comune aveva incominciato a spostare i banchi che si trovavano nelle vicine vie Berruti e Sforza. Ora si ripete lo stesso copione con via Sacchetti. La variazione è stata approvata in via sperimentale. Modifiche anche per quanto riguarda l'orario di svolgimento della fiera di ottobre, che si terrà dalle 7 alle 18, anziché fino alle 19. Il rilancio delle fiere in crisi a Vigevano è sempre motivo di discussione tra gli addetti ai lavori, tant'è che era stata addirittura ventilata da più parti anche l'ipotesi di cancellare la fiera di agosto, uno dei tre appuntamenti storici insieme a quella di marzo. Un'ipotesi che poi non è andata in porto, nonostante il calo di richieste da parte degli ambulanti che devono occupare l'area del mercato. L'ultima edizione è stata anticipata di una settimana, si è svolta il 7 agosto e ha visto la presenza di 220 bancarelle. Adesso questa nuova decisione che riguarda la prossima fiera di ottobre, una decisione che non mancherà di far discutere. Torniamo a Pavia per un'iniziativa inedita che ha coinvolto il reparto di pediatria del San Matteo. Ridurre lo stress per le ore passate in ospedale, ma anche distrarre i bambini dall'ansia da visite ed esami. È l'obiettivo del progetto dell'associazione My Life ODV, che ha donato due acquari con una cinquantina di pesci al reparto di pediatria del San Matteo. Il policlinico sarà così il primo centro in Lombardia che potrà usufruire di quella che è stata ribattezzata acquarioterapia. Sì, io penso che sia un'iniziativa molto importante. È stata un'idea che in parte abbiamo condiviso, è venuta il 50% da noi e il 50% dall'associazione, proprio nell'ottica di creare un ospedale che non sembra un ospedale, questa è della mia filosofia. E poi nella scelta delle cose che si potevano fare è stato scelto un progetto che è proprio a questo fine, scopo, funzione anche di rilassare, di rendere l'ambiente più piacevole, più tranquillo, di controllo dello stress e così via. Sì, è importante perché vuol dire comunque cercare ogni anno di aggiungere qualche piccola cosa, fare un piccolo lavoro per mantenere comunque la struttura adeguata ai tempi che cambiano, alle esigenze che cambiano, ai pazienti che diventassero sempre più impegnativi e più complessi. Passare del tempo attratti dallo spettacolo dei pesci negli acquari migliora l'umore dei bambini, che hanno anche bisogno di punti di riferimento se devono tornare spesso in ospedale per le terapie. Sapere che ci sono degli animali da accudire li rende più felici e al tempo stesso li responsabilizza, spingendoli a prendersene cura. Gli acquari posizionati sono stati due acquari da 470 litri, uno nella sala d'aspetto di oncomatologia pediatrica e uno al terzo piano in pediatria. Da quello che ci dicono i collaboratori sono molto contenti i bambini di vedere tutti questi bei pesciolini navigare in questi acquari, perché soprattutto ha anche un effetto terapeutico verso il bambino, dove lo tranquillizza, lo rilassa, ma soprattutto anche fino da piccoli vogliamo anche trasmettergli l'amore dell'animale per gli animali. Ecco, questo è un po' il progetto. Ovviamente tutto questo non poteva essere realizzato senza i nostri sostenitori, ma soprattutto grazie a Mauro Vitali, che è il titolare di Zolandia Megastore, che è un negozio specializzato in vendita di prodotti per animali da compagnia. Sì, fa un enorme piacere. Io oggi preferirei essere qui in veste non di membro del CDA, ma anche di genitore, perché nel 2012 ho avuto un problema anche familiare e il dottor Zecca l'ha risolto, quindi conosco benissimo questo reparto. Mi fa un grandissimo piacere quando vedo iniziative di questo genere, soprattutto per i bambini, perché so cosa vuol dire.
Avrete sentito dai telegiornali nazionali, oggi è scomparso Franco Migliacci, autore di decine di successi della musica italiana, tra cui il brano italiano più conosciuto al mondo Nel blu dipinto di blu. Meno conosciuta è la sua attività nell'ambito delle canzoni per bambini, fu molto prolifico, tante canzoni per lo Zecchino d'Oro, tra cui le Tagliatelle di Nonna Pina e le sigle dei cartoni animati, tra cui quella forse più famosa, Heidi. Allora noi lo vogliamo ricordare proprio riascoltando Heidi in un'esibizione di Elisabetta Viviani di quest'estate a Olevano di Lomellina. Heidi, il tuo nido è sui boti, Heidi, eri triste laggiù in città. Con questo è davvero tutto, ci fermiamo qui, arrivederci.